Siamo giunti al terzo evento della programmazione primavera-estate dell'associazione Vivi San Marco. Stasera cosa ci aspetta? Stasera ci aspetta il rock dei Queen e siamo soddisfatti. Il terzo evento di 11, una bella serata, il meteo ci ha aiutato. Il paese è in festa con la festa di San Marco, abbiamo le luminarie, il palco. Il pubblico c'è una bella serata, quindi speriamo bene. Un bel sostegno alle nostre spalle tutti i ragazzi dell'associazione, perché è un'associazione sorretta dai giovani. Sì, io mi faccio da portavoce, però insomma la forza sono tutti quanti i ragazzi e tutto insomma il loro aiuto, perché parliamo sempre noi insomma, però io sono diciamo la faccia, li rappresento, però senza di loro tutto questo non sarebbe possibile, quindi insomma io vi faccio da portavoce, però grazie anche a loro, perché senza di loro tutto questo non sarebbe possibile. Un evento importante perché ci sono degli artisti importanti stasera. Sì, è una tribute dei Queen, si chiamano Queen of Bulsara, è una tribute nazionale, loro sono della provincia di Napoli, però hanno suonato in tutta Italia, anche all'estero, e rappresentano proprio la musica dei Queen, di Freddie Mercury, al meglio. E abbiamo voluto insomma regalare a San Marco questa serata, perché pensiamo di, insomma, al pubblico di San Marco una bella serata con i Queen, con la musica dei Queen, che è una musica che racchiude e prende insomma giovani e anche persone di tutte le età, quindi penso che sarà una bella serata. Tra l'altro festeggiamo anche il 1° maggio, che è la festa dei lavoratori, e questa associazione dopo 2 anni di fermo aiuta anche, incentiva anche quello che può essere il settore del turismo e quant'altro. Sì, la nostra programmazione è proprio una programmazione che va incontro insomma a tutti gli artisti, a chi lavora dietro le quinte, 11 manifestazioni previste con palco, service e tutto quello che c'è dietro a queste manifestazioni. Far lavorare tutti e noi siamo felici perché il paese vive di queste cose e soprattutto anche chi collabora con noi lo fa con piacere perché vede il modo in cui noi lo facciamo e di questo siamo contenti. Tra l'altro tu spesso hai sottolineato il dettaglio della destagionalizzazione, cioè questi eventi non vanno a coincidere con l'estate. Sì, noi partiamo con questo programma. Solo con l'estate, ecco. Noi con questo programma siamo partiti a marzo, al 20 marzo e arriviamo al 26 agosto. Poi abbiamo gli eventi invernali, abbiamo altri eventi, però è giusto destagionalizzare per far vivere il paese tutto l'anno e questo è un messaggio che le attività insomma lo apprezzano, le persone del posto lo apprezzano e di questo siamo felici perché le risposte si stanno vedendo. Ma gli eventi non sono finiti qui, Non ho capito. Gli eventi non sono finiti mica. No, siamo a 3 di 11, ancora ci aspettano il resto, quelli ancora più difficili e più tosti. Speriamo bene.